<laughs> yeah. Come on. You know why? Because we're so... <laughs> na, 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 na. Bene, buonasera e grazie a Schermo Blu per l'iscrizione durante la sigla, benvenuti figliuote figliote... e figliote, sì, benvenuti figlioti e figliote a una nuova live di Impregianza abbastanza affaticato, sì, beh Drake, quella notizia che mi hai postato, che mi hai linkato è una cosa che dico da settimane, <ride> non è una notizia, cioè lo sappiamo, ma stasera abbiamo molte cose di cui parlare ragazzi. Spero che l'afta che ho in bocca non mi dia particolari problemi mentre lo faccio. Però ne ho sempre una d'altronde la vecchiaia non perdona. Fatto sta che appunto stasera abbiamo molto di cui discutere. L'argomento principale ovviamente sarà Jasone Schreierone che ne ha fatte ne ha fatta una buona e una cattiva, e al solito ne fa una buona e una cattiva, perché la megalomania da una parte paga, ma eh, paga. Sia la megalomania che la ricerca paga, no? La ricerca paga eticamente la megalomania paga in termini di dati. Ma bisognerà eh, capire. Segui una dieta particolare o solo buonsenso a Ponzio? Cerco di seguire il più possibile la dieta che mi dà il mio personal trailer, che si chiama Stefano, che ha anche... Uh, la persona uh, a cui devo la stragrande maggioranza della mia trasformazione fisica negli ultimi anni, ragazzi, uh, che è in chat ogni tanto, è uno del barbagruppo, è un personal trainer, barra culturista, bravissimo, che mi ha dato una mano negli anni uh, perché mi seguiva e uh, spesso mi dà consigli anche di alimentazione. Non riesco purtroppo a seguire al 100% le sue diete perché io sono uno che sfora molto e svacca molto, però diciamo che cerco... Di seguirle almeno al 70% quando mi dà dei consigli, eh, riadattandole quando, quando proprio non ce la faccio in termini di forza di volontà. Però sì, non sono eh, non, non faccio diete assassine, ma non sono particolarmente fisicato, ragazzi. Cioè non sono particolarmente scolpito. Sono piazzato, ma non sono particolarmente scolpito. Non crediate che abbia chissà quale gran fisico. Sono in forma per un quarantenne, cioè appunto trentottenne. Però sono in forma per un trentottenne, non sono super in forma in generale, ma comunque, dicevamo, sforoco molto con la roba zuccherata Dani Fighter, assolutamente sì, è quella che non riesco proprio a eliminare, cioè è una droga per me lo zucchero e se non mangio zuccheri con una certa costanza sfaso, e quando dico sfaso intendo proprio sfaso, cioè già io sono un nervosetto di mio, grazie Sinapsis per l'iscrizione, se mi privo di zuccheri troppo a lungo, sono pericoloso. <ride> Bisogna stare molto, molto attenti. Quindi ogni tot devo mangiare degli zuccheri. Sì, sono un tossico, letteralmente. Sono un tossico dello zucchero. Eh, se me ne privo per troppo tempo, vado, fu vado, vado fuori di testa. È proprio una roba cu di cui non riesco a privarvi. Mi viene nervoso, seriamente. Uh... Comunque, dicevamo, sì, parleremo anche di Zelda live action, ragazzi, assolutamente. Come vedete, sono qua tutto. Grazie, Simo, per l'iscrizione. Sono qua tutto bello sbarbato e ripulito perché esco stasera? No, per il video di Baldur's Gate. <ride> mi sono. <ride> Ovviamente, non mi faccio la barba per la mia vita sociale. Mi faccio la barba per il video di Baldur's Gate, mica per altro. Sono a 15 minuti di video completo, credo di essere a un quarto. <ride> Sono nella merda ragazzi, è veramente dura, è, mi sta prendendo davvero molto più tempo di quanto pensassi, sto cercando di fare una guida più completa possibile, non, per ora non mi sta venendo male, devo dire la verità, so, uh, sono abbastanza contento di come st mi sta venendo, ma porca troia, non pensavo mi prendesse tutto questo tempo, cioè pensavo mi prendesse tanto tempo, non pensavo mi prendesse tutto questo tempo, ci sto lavorando tutti i giorni almeno un'ora al giorno e... Uh... Eh, ovviamente, quando posso, e porca vacca, già solo prendere il gameplay, tornare su Baldur's Gate, scegliere le scene, tagliarle, scriptare il video, fare tutto quanto. È un casino della Madonna. È veramente, veramente lunga. Eh, sto cercando di fare, eh, ma non è una questione di ritmo, Clay, è quello che dicevo anche quando avevo fatto, avevo fatto questo discorso anche con Michele. È che eh, purtroppo io quando voglio fare le cose le voglio fare veramente complete, mh, qualitativamente al meglio delle mie possibilità. Ora, la mia massima possibilità qualitativa come videomaker non è altissima, perché non sono un editor particolarmente eccelso eh, e non sono. Um, eh. Non sono un editor particolarmente eccelso e comunque mi mancano un po' di mezzi per fare una roba eccezionale. Eh, non sono un videomaker fondamentalmente, quindi anche a livello registico non sarà niente di che. Però a livello di montaggio so montare i video. E ovviamente anche a livello di gameplay, so fare gameplay. E quindi, eh, e ovviamente a livello di informazioni vado molto a fondo con le cose. Quindi quando faccio una roba la faccio lunghissima. Eh e il rischio di andare sempre più lungo per cercare di, di, di trovare la qualità tanto che sto valutando di farla in due parti cioè fermarmi alle classi con questa guida per restare sui 25-30 minuti e poi fare tutto il pezzo delle meccaniche delle, dei consigli sulle magie sull'interattività e tutto quanto in una seconda parte per riuscire a far uscire questo video entro settimana prossima e poi la guida completa Entro un mese e mezzo. Però le dura, le veramente dura, perché da una parte c'è appunto la volontà di fare un lavoro completo, tutt'uno, in, in un singolo video da un'oretta, così la gente poi si guarda quello quando deve guardare tutto. Dall'altra c'è la volontà di far uscire qualche contenuto per chi sta seguendo il canale, perché comunque ci vorrebbe. Ed è un po' un casino ovviamente. Penso che probabilmente la dividerò in due parti a questo punto, la guida. Per, anche per, per, la, per una questione semplicemente di attention span, perché è una guida da un'ora e venti, probabilmente la gente non la guarda. Uh, però, però boh, vedremo. vedremo cosa succederà e vedremo come verrà. Per ora sono soddisfatto di come sta venendo, spero di riuscire a fare comunque un video che sia in due parti o in una parte sola. Fatto come Dio comanda e col valore necessario per. Uh, per, far, per, insomma, per spingere la gente a continuare a seguire il canale. Poi vedremo come, come, com, come, come farò e se ce la farò. Vedremo. Eh, comunque, valuterò. Eh, Buonasera Arius, che ne penso delle recenti dichiarazioni di Furukawa? Che è tot che credo siano eh, alla fine damage control. Perché quando ci sono così tante voci sulle dimostrazioni porte chiuse su Switch 2 probabilmente ci sono state, anzi quasi sicuramente ci sono state. E ovviamente quando viene detto no non è vero niente, il più delle volte è tentativo di damage control a livello comunicativo. Per quale motivo farlo ora dopo tutto questo tempo? Non lo so, ma vedremo. Eh, C'è stato damage control recente anche da parte di Activision, ragazzi, perché appunto dovevamo parlare di Shreyer e Schreier recentemente ha fatto un'intervista, eh, un, un articolo molto approfondito legato a Modern Warfare 3, che come sapete criticamente è andato molto male, perché è una delle peggiori campagne della storia di, 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 di Call of Duty, ed è chiaramente un gioco rushato, eh, è venuto fuori dall'articolo di Schreier che non doveva essere un gioco completo, era stato inizialmente concepito come DLC, lo hanno sviluppato in meno di un anno e mezzo perché Activision ha fatto rasciare il gioco a Sledgehammer Games perché l'altro Call of Duty che doveva uscire quest'anno è stato ritardato. E quindi Sledgehammer Games se l'ha presa nel culo e ha dovuto farlo uscire dopo un anno e mezzo. Quindi è uscito con una campagna cortissima e chiaramente tagliata, con delle mappe riciclate dai vecchi, armi, dai, vecchi armi, cioè dai vecchi Call of Duty. E tutti lo sanno da mesi questo, perché la community è da mesi che protesta dicendo sì, ma cazzo i map pack sono quelli dei vecchi, dei vecchi Call of Duty. Uh, sì, ma la campagna come cazzo fanno a farla? È troppo poco, ci lavorano, eccetera, eccetera, eccetera. Ricordiamo che Activision aveva messo i team a ruotare per tre anni. Quindi, fondamentalmente, dovresti avere tre anni di sviluppo per fare un nuovo Call of Duty, che per la cronaca sono pochi per un AAA tre anni, ma la rotazione doveva essere triennale. E invece a suo giro è stata di un anno e mezzo. Infatti è uscito un Call of Duty che è stato praticamente all'unanimità massacrato ed è venuto fuori Schreier che, come al solito, ha fatto ricerca e ha avuto un sacco di voci, ehm, ovviamente anonime, perché sennò vengono licenziati. Che gli hanno detto: guardate che dentro è stato un casino. Non sapevamo neanche noi se stavamo facendo un DLC o stavamo facendo un gioco completà, completo, un rush terrificante, esattamente. Se vanno lavorato di notte nei weekend. Però questa cosa qua è la normalità in tutte le produzioni che finiscono così. Questo qua è il crunch, ragazzi. Questa è la, è la realtà del crunch: è il Non vedi più la tua famiglia, lavori il weekend, lavori anche la notte, ti fai un culo così per far uscire un gioco che più delle volte esce peggio di quanto dovrebbe uscire per via del, del trattamento. A dimostrazione che comunque Activision. Eh, Sta adottando una filosofia molto sballata. E peraltro, la filosofia è quella del: tanto vende lo stesso, buttiamo fuori questo come tappabuchi, sacrificatevi e poi gli altri ricominciamo col ciclo normale. Uh, assolutamente indegna come cosa. Non sono gli Infinity World Drake, questi qua sono i Sledgehammer Games che però. Regà, è sempre quella roba lì, nel senso non puoi andare da Activision e dirgli non lo facciamo perché sennò ti chiudono o ti tagliano perché così funziona il magico mondo dei videogiochi. A dimostrazione comunque che il management di Activision non è esattamente un management illuminato, ma lo ben sappiamo. C'era Cotechino fino a un attimo fa e deve ancora andare via perché va via a gennaio. È un bel di là, è un bel delirio. Arriverà mai un momento in cui Call of Duty o FIFA smetteranno di vendere uno sfracello? Marco, eh, stanno. FIFA probabilmente no, anche perché ormai non ha più concorrenza nei calcistici. I Call of Duty stanno già calando in realtà, è anni che calano i Call of Duty single player in favore del Battle Royale, dell'esperienza multiplayer, ma continuano a vendere comunque delle cifre abominevoli perché è un IP che vende come, se, come sempre ai non videogiocatori, sono quelle IP così gigantesche come Pokémon, come punto FIFA e Call of Duty, sono quelle che vendono ai non videogiocatori, sono quelle che anche i non videogiocatori comprano tutti gli anni solo perché giocano solo a quello, Call of Duty è diventata quella roba lì, soprattutto per gli americani. È un marchio che difficilmente può cadere, perché tanto la gente lo compra a prescindere, che faccia cagare oppure no, non cambia un cazzo. Grazie, polemica per l'iscrizione. Che è lo stesso principio di Pokémon, ragazzi. Uh, avevate visto lo speciale di Sidonia su Game Freak, dove c'erano varie dichiarazioni? degli sviluppatori che dicevano sì ma raga Game Freak è piena di vecchi che non si se non, non si adattano non imparano niente e non vogliono imparare i nuovi sistemi e continuano a fare giochi di merda perché dicono tanto, tanto vendiamo lo stesso e, siamo fermi e sono fermi lì da 20 anni e non, si e non si evolvono da 20 anni e poi appunto cosa succede? Succede che escono giochi di merda e i contractor non vengono preparati non vengono stipendiati decentemente se ne vanno dopo un anno e quindi è un continuo rinnovo di sviluppatori che però se ne vanno perché non vogliono stare lì perché tanto la filosofia è quella del facciamo cose a caso, tanto vendiamo uguale. Però non è una filosofia che può continuare all'infinito. A un certo punto il marchio crolla qualitativamente, inizialmente, e poi anche l'utenza a un certo punto si rende conto della merda, e quindi calano anche le vendite. Il problema è che rimangono sempre a dei livelli di vendite. Polemica, l'ho ringraziato, credo di sì, eh, dove vendono tantissimo tantissimo comunque e io che vedevo di eh, purtroppo a livello di vendite hanno ragione loro perché non vendono i videogiocatori perché se vendessimo se vendessero i videogiocatori praticamente i videogiocatori core i fan di, che sono ancora fan di quella serie a un certo punto ti abbandonano io non credo che i giocatori core che capiscono davvero di Pokémon compreranno sull'unghia il prossimo Pokémon dopo scarlet e violet e spada e scudo Forse proprio i fan più sfegatati, ma in generale non lo faranno. Invece tutti quelli che com normalmente comprano Pokémon da casual, le famiglie e quant'altro, i giocatori della domenica, quelli lo comprano. Call of Duty, l'appassionato di sparatutto, multiplayer, non compra questo, e non comprerà neanche il prossimo, grazie a Oneirox per l'iscrizione. Ma il giocatore medio vede Call of Duty nel negozio, è uscito un nuovo Call of Duty, lo compro. FIFA lasciamo proprio perdere. Eh, io, eh, il 90% di quelli che hanno comprato EA Sports FC probabilmente sono andati nel negozio e gli hanno detto: Ehi, mi dai il nuovo FIFA? Gli hanno dato EA Sports. Guardano la scatola: Ma è FIFA? Sì, perfetto, e lo portano a casa. È quella roba lì, è, è allucinante. Sì, sì, no, Fabio, il problema dei dinosauri interni ai team di sviluppo è noto, ma non è solo nei team di sviluppo, in tutte le aziende è quella roba lì. Il, il vecchio che, che sta lì a marcire è un problema di tutti del mondo del lavoro in generale. Vale per tutte le aziende, minchia di mare, assolutamente, grazie ai jazz del panzer. Eh, purtroppo con Call of Duty è particolarmente vera. Fa molto ridere che appunto è uscito questo. Speciale molto approfondito di Schreier ed è arrivata Activision con la dichiarazione ufficiale di Sledgehammer: No, sono tutte notizie false. Abbiamo fatto il gioco che volevamo fare. Questo è il nostro pargolo. Sono tutte menzogne. Non farla uscire neanche la dichiarazione perché se una faccia di cazzo come Schreier fa uscire l'articolo, tranquillo che ha gli scontrini. Tranquillo che c'ha i foglietti, c'ha i messaggi, c'ha gli screenshot. Quindi è inutile che fai uscire dichiarazione perché tanto si vede proprio che quel gioco lì è rasciato. Cor cazzo il gioco che volevamo fare. Il problema è che appunto Schreier qui è, ha fatto la cosa buona. Ovvero quando queste situazioni escono è positivo perché quando si scatenano i merdai, quelli che stanno a capo delle aziende devono comunque smuovere le acque. Uno come Kotick se ne batteva il cazzo, ma ora Activision non è più di Kotick. Grazie Matilda per l'iscrizione. Ora Activision di Microsoft. Microsoft che tiene molto all'immagine e che potrebbe muoversi positivamente per evitare queste situazioni. Grazie Gando. Quindi smuovere la merda in queste cose qua potrebbe portare a dei cambiamenti a livello di management e anche a delle teste a saltare, soprattutto in vista del cambio di capoccia e magari in futuro dare appunto più autonomia e più tempo ai team di Call of Duty, dato che Microsoft magari non ha tutta sta fotta di farne uscire uno all'anno. Quindi sono cose positive quando escono, quando si scatenano i merdai eh, in situazioni del genere è anche per questo motivo che escono i merdai, cioè... Molti sviluppatori parlano nella speranza che la cacca venga fuori e qualcosa cambi. E fortunatamente qualcosa più delle volte cambia. Poco, però cambia. E qualunque marginale miglioramento è comunque un miglioramento. Ho giocato i Call of Duty? Sì, ho giocato quasi tutti i Call of Duty mil E poi a un certo punto mi sono rotto il cazzo, come credo tutti quelli della mia, della, della mia specie, e ho smesso, ma... Eh... Li ho giocati praticamente tutti. Fa assolutamente pena, la, 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 esattamente. Quindi, Steve, la dichiarazione è proprio quella. Abbiamo voluto, è il nostro gioco, è quello che abbiamo sempre voluto fare. Grazie, Boalla per l'iscrizione. Quindi, abbiamo sempre voluto fare la peggior campagna della storia <ride> di Colpito: Papa Brigitte Bardot. Bardò. Come detto, piuttosto non fare uscire la notizia. Però c'è un problema. Alcuni erano davvero, sono d'accordo Stefano. Ci sono dei Call of Duty che sono iconici e incredibilmente validi, eh, a partire da Modern Warfare, ragazzi. Tra l'altro, Modern Warfare è un gioco che ha cambiato completamente il panorama. Purtroppo l'ha cambiato in peggio, ma concettualmente non era un gioco brutto. Era un gioco con del potenziale per cambiarlo in meglio in molti aspetti a livello di multiplayer. Invece è stato preso tutto il peggio da quella roba lì. Grazie Cile per l'iscrizione. Ma era una figata. Cod 4, era una figata. Eh, Modern Warfare 2, era una figata. cioè, era una figata quei titoli. Quando sono usciti per quello che erano e per il divertimento che offrivano. L'ultimo COD che ho giocato credo fosse... Uh, oddio, come cazzo si chiamava? Quello, quello di Sledgehammer prima di questo. Come minchia si chiamava? Quello di Sledgehammer prima di questo. No, non era Cold War, ragazzi. Vanguard. Vanguard. Che peraltro mi ha fatto cacare, <ride> ma... <ride> mi ha veramente fatto cacare, <ride> quindi proprio no. Uh... Però, appunto, ora mi sono fermato, sono stanco, uh... ma dicevo. Uh... Sì, sì, ho visto il Prezzemolo, però abbastanza meritatamente perché fa abbastanza cagare come doppiatore, ti dico la verità. Eh, eh, comunque, dicevamo, sì, eh, il Prezzemolo ha detto: Hai visto quanta merda si sta prendendo Yong Yea per il doppiaggio inglese di Yakuza? E eh, di direi perché comunque l'hanno preso, non so come mai l'abbiamo preso a lui, perché è uno youtuber eh, e non è un, bravi, un bravo doppiatore, e forse l'hanno preso appunto per farlo sfigurare rispetto ai doppiatori giapponesi perché il doppiaggio inglese è di qualità infima. Invece il doppiaggio giapponese è sempre di qualità straordinaria. E come cazzo è possibile? Come cazzo è possibile che prendi Yonghia? Eh, Sega è fissata con i content creator, Sega è fissata con un sacco di stronzate il prezzemolo, tra cui un piano meraviglioso che probabilmente la farà fallire nel giro di 5 anni. Quindi che vedevo lì? Boh! Ah, madre di Dio! Sì, Advanced Warfare l'avevo provato, Bepix. Però, appunto, il risultato è abbastanza imbarazzante, sembra quasi fatto apposta per far sfigurare il doppiaggio inglese rispetto a quello giapponese. Che poi chiunque giochi Yakuza gioca comunque il doppiaggio giapponese ed è un di più il doppiaggio inglese, però molto, molto male. Uh, ma diciamo, andiamo avanti con Schreier, come stavo dicendo. Raga, Schreier, come vi ho detto milioni di volte, è un insider importante. Ed è uno dei giornalisti videoluci più noti al mondo. E uno dei più importanti al mondo. Perché comunque la posizione che ha è una posizione che si è guadagnato. Perché appunto lavorando a Kotaku, facendosi contatti, facendo uscire questi scoop, che peraltro sono molto rari, si è beccato un sacco di blacklist nella vita. Ma ha fatto anche molte cose positive. Grazie. Eh, che è sta roba, Drake? Sì, ho visto, Drake, è inutile che mi riposti la notizia. Se ne sto parlando è perché l'ho già lette tutte, non, non me le devi rincare. Uh, come stavo dicendo, Schreier però non è semplicemente un insider che fa del bene per i team di sviluppo. Schreier è anche un megalomane del cazzo. Lo è sempre stato, sempre lo sarà. Se è arrivato a fare queste cose, è arrivato lì anche perché ha pochi scrupoli e ha soprattutto pochi scrupoli a far uscire roba che non dovrebbe uscire quando non dovrebbe uscire. Perché comunque è un insider leaker e come tutti gli insider leaker, ok, è roba, cioè quello che fa lo fa per portare avanti. La sua popolarità personale e portare avanti anche la sua carriera. E ci sta riuscendo, perché recentemente cosa ha fatto? Ha leakato prima del tempo che all'inizio di dicembre sarebbe uscito il trailer di GTA 6. Ha confermato sul suo Twitter personale e con una notizia su Bloomberg, che è il sito per cui lavora adesso, che gli sono arrivati dei leak confermati che a dicembre. Si sarebbe visto il trailer di GTA 6 ed è una notizia grossissima perché normalmente da Rockstar non licca un cazzo, ragazzi. Quindi, se sei il primo a dirlo, fai lo scoop, fai i click, fai rumore. E infatti, dopo che l'ha detto, è arrivato Hauser in persona sul Twitter ufficiale di Rockstar Games e ha detto: È vero, esce a dicembre il trailer, preparatevi perché lo volevano probabilmente annunciare tra una settimana invece gli ha rovinato la sorpresa lui. Ovviamente si è scatenato un merdaio perché, perché eh, hai rovinato la sorpresa, hai fottuto i piani di marketing a Rockstar, hai, eh, mand hai mandato all'area molti piani internamente al team di sviluppo. Perché questo è il problema dei leak, ragazzi. Quando cioè quando tu fai un leak, metti potenzialmente a rischio un sacco di gente, ok metti a rischio potenzialmente un sacco di gente perché tu hai dei contatti e potrebbero uscire quei contatti potrebbero ricollegarli a te partono alle volte delle vere e proprie cacce alle streghe, è capitato che li cassero della roba in Italia e che alcune delle divisioni italiane si beccassero una sorta di caccia alle streghe per vedere chi era stato a dire cosa a chi in alcune situazioni quindi c'è della gente che lavora lì e fanno e fa, e fa del merdaio non solo sì, anche se non lo liccava, lo, lo annunciavano probabilmente a dicembre. Stefano non è stato spostato perché l'ha detto Schreier. Anzi, era già previsto che fosse eh, tirato fuori lì a livello. Quindi non solo le cacce alle streghe, ma come detto, mandi all'aria i piani marketing, i piani comunicativi, costringendo della gente che aveva preparato determinati piani alle volte a. Uh, rielaborare completamente tutto quanto e a spostare in avanti il lavoro di molta gente che deve lavorare di più, che deve fare damage control a livello di comunicazione. È un casino della Madonna, insomma, stai creando un sacco di bordello. Soprattutto se hai una posizione nota a un sacco di gente. Se lo fai. È perché sei stronzo. Perché. E, e, e ve l'ho detto un milione di volte, ragazzi, a me delle compagnie non frega un cazzo. Le compagnie non sono entità, non sono persone. Le compagnie sono entità che vogliono soltanto i soldi della gente, sono delle grosse macchine di guadagno, a cui del, della cui tristezza a me non frega un cazzo. Se Rockstar si incazza, a me non frega un cazzo. Però i leak non vanno a inficiare soltanto l'operato di una compagnia, vanno a rompere il cazzo a chi ci lavora e chi ci lavora sono esseri umani. E vi assicuro che quelli che la pigliano nel culo. Queste cose sono sempre gli ultimi degli stronzi, non sono quasi mai i primi degli stronzi. Quindi quando fai queste cose stai facendo del danno o comunque potenzialmente potresti fare del danno. Se lo fai, lo fai consapevolmente perché sei stronzo e non te ne frega un cazzo e perché poni la tua importanza sopra a qualunque danno tu possa creare. E per la cronaca, questa roba qua, Schreier almeno. Non la fa solo per due like di merda su Twitter. Perché i leaker classici, tipo i Dusk Golem e quella gente lì, sono normalmente degli scappati di casa rincoglioniti che fanno del bordello allucinante, normalmente traducendo tra l'altro i post da Weibo e le forum cinesi. Solo ed esclusivamente per avere due clic per avere due visualizzazioni e due like in più su Twitter. Sono esattamente le cosiddette attention war. Fanno tutto questo soltanto per sentirsi fighi, che è una cosa imbarazzante. Per la cronaca, va detto c'è gente che si è costruita carriere nel, nel mondo degli videogiochi con i leak. Pensate a quel bigolo di minchia di Shinobi, che è uno col quoziente intellettivo di una nocciolina che lavora nel gaming da 20 anni e si è fatto una carriera con i leak. Quindi ci sono quelli che hanno effettivamente costruito una carriera su sto merdaio, eh. Capito? Ci sono quelli che si sono fatti le carriere, pur essendo degli incapaci totali ma Schreier la carriera già ce l'ha perché lo fa? lo fa in una cosa che ha spiegato con un post indirettamente ma l'ha chiaramente fatto vedere oggi stesso oggi ha postato tutti i primi articoli per click fatti su Bloomberg il sito per cui lavora lui indovinate quali sono i primi cinque? tutti i suoi tutti i suoi, tutti i videogiochi, tutti i leak, tutti inside, tutta roba sua. Questa roba qua non è fatta solo perché è stronzo, è fatta perché è furbo. Lui, avendo queste fonti, può fare queste cose indipendentemente dal benestare di chi si piglia la merda per sta roba? Questa roba qua fa i dati più grossi del suo sito, è quella più letta in assoluto, e i capoccia gli dicono, bravo, bravo, promosso! Non se lo faranno mai scappare, perché lui è una fonte che continua a portargli utenti a raffica con dati enormi. Non è un comportamento bello a livello di deontologia professionale. Ma c'è un motivo se sto stronzo sta dove sta. Capite? Infatti qualcuno sopra ha detto, ma i tuoi colleghi se avessero avuto questa informazione non l'avrebbero fatto. No, in realtà, Davide. Perché Schreier lo fa proprio perché ha il culo parato e lo fa da una vita. Ma per dire, non può farlo multiplayer. Perché se domani Pierpaolo Greco fa una roba del genere, si becca una blacklist. Da Rockstar e noi siamo nella merda per qualunque contatto legato a Take Two e Rockstar per il resto della vita. Se si becca la blacklist Shreyer non gliene frega un cazzo perché tanto lui continua a fare sempre questa roba qui. Shreyer campa di... a fare l'insider e a fare il leak. Multiplayer è un'azienda che fa critica dei videogiochi e informazioni sui videogiochi. Se ti becchi le blacklist delle, azien delle aziende perché fai sta roba che danneggia un'azienda, non lavori più. E quindi non lo puoi fare. Non è una roba che fai così con un click per avere una news che fa tanti click, eh? E ve l'ho detto, ragazzi: sono situazioni. Da una parte lui può per quello che si è costruito attorno, dall'altra, ovviamente, ti crei un sacco di nemici. Uh, no, non ho mai fatto yoga, tiu'. capito? E no, l'ho già detto il query, non ha cambiato i piani di Rockstar. Ha maggior ragione perché farlo. Ve l'ho appena spiegato, grazie Bert per l'iscrizione. Per i click, per l'utenza che ti fai, per lo scoop dell'essere il primo, per dimostrare che lui è quello più importante che dice quel cazzo che vuole e non gliene frega un cazzo di Rockstar o di nessun altro. Questo è il motivo per cui lo fa. Capito? La mia non è una blacklist con CD Projekt, Davide, era una grey list. Io ero stato blacklistato da degli eventi. Non sono blacklistato in generale da CD Project, anche, anche perché per quella roba lì sarebbe stata una roba eh, ridicola, come ben, come ben sai. Ma una blacklist vera e propria, quella proprio del depeniamo il sito da, tutte le, da tutti i rapporti con, la, con noi, quello è molto più problematico ed è ingestibile. Schreier è già blacklistato la metà delle aziende dell'industria perché tanto non parlano con lui le aziende parlano con lui gli sviluppatori è quello quello che si è costruito il problema ragazzi è che come ho detto non è una persona propriamente affidabilissima perché magari quando si deve fare gli speciali sulle aziende mantiene l'anonimato e la protezione ed è per questo che gli parlano, ma se può fare questo genere di leak non è uno con molti scrupoli, quindi diciamo che se gli conviene e tu te la pigli nel culo, è possibile che tu te la pigli nel culo ed è sempre quello, anche lì fidarsi bisogna un attimino vedere, ehm, quindi ci siamo capiti, però appunto eh, è esattamente è un po' una doppia faccia, però lo si sa da anni che è così Schreier. È un casino abbastanza disastroso e, ed è... però, come detto, a voler fare... Perché eri stato messo in grey list? Perché gli avevo dato 8,5 non 9, Ale. Lo so, è una motivazione incredibilmente ridicola, però quella era la motivazione. Mi è stato attivamente chiesto da CD Project di non andare più ai suoi eventi, di non curarmi più dei DLC di The Witcher, perché gli avevo messo 8,5 non 9. <ride> Capite, capite il livello. Capite anche perché mi sta sul cazzo CD Projekt. Ecco. Uh, sei un hater, esattamente. È incredibile, veramente. Fu incredibile quella cosa. Tra l'altro, me, 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 so me ne ero anche battuto il cazzo dalla grey list. ho fatto comunque io la recensione della, del DLC. A cui avevo dato, peraltro, un voto alto. Perché mi era piaciuto molto il DLC. <ride> cioè, perché appunto non me ne frega un cazzo di, di, del fatto che un team mi stia sui coglioni. Se un gioco è bello, gli do, gli do un voto alto. Uh, la famosa stampa libera. Esattamente, ah no, ma la stampa è liberissima. Io comunque ho fatto quel cazzo che ho voluto. Cioè, uno mi può anche greylistare, <ride> non me ne frega una minchia. <ride> Proprio tra cui, io sono liberissimo, ragazzi. Eh? Faccia quello che vogliono. Tanto, faccio quello che voglio. Eh? Faccio quello che voglio anche io, <ride> no, non me ne frega una minchia. Ma sì, Drake, Take Two ha perso milioni. Ma è sempre quella roba lì. Ha perso milioni perché la produzione di GTA 6 è costata miliardi. In vista del guadagno che ti pigli con GTA 6, ovviamente. Eh, però, regà, quei milioni che ha perso, se li recupera tutti con GTA 6. Parliamoci molto chiaro: perché GTA 6 venderà l'impossibile, salvo che non siano così pazzi da venderlo veramente a 100 euro, ma non sono neanche loro così stupidi, ve lo posso assicurare sarebbe veramente una follia, ma GTA 6 quando esce sul mercato è un buco nero, cioè parliamoci chiaro, ok senza, uscendo un attimo dal discorso Shreyer è stronzo non è stronzo uh, la metto nero su bianco, Shreyer è stronzo sì, è un megalomane, sì serve però all'industry, all assolutamente sì, perché purtroppo gente nella sua posizione è pochissima e è più il bene che fa tirando fuori la merda che combinano le aziende del male che fa facendo dei leak del cazzo su Twitter, ok? Perché ne fa anche pochi, fa soltanto quelli grossi, più delle volte, ma ne fa anche pochi. Quindi, nel complesso, è più una figura positiva che negativa per quello che riesce a smuovere. Perché c'è bisogno di smuovere il merda, la merda in questa industria perché è talmente tanta che se non c'è qualcuno che la fa uscire è un casino della Madonna. Quindi. È più il bene che fa che il male che fa. Di certo non è una persona che mi stia simpatica e sapete perfettamente come ne penso dei, cosa ne penso dei leak e di questo leak di GTA 6. Se lo poteva completamente risparmiare, ma è stato fatto per le motivazioni che vi ho spiegato. Nel caso di invece, eh, parlando invece di uh, GTA 6, ragazzi, GTA 6 venderà l'Ira. Di Dio, inevitabilmente, non è possibile che lo vendano a 100 euro, ma lo venderà l'infinito, ma ci n'era soldi e tra l'altro ma ci n'era soldi anche nell'online, perché vi ricordo che GTA Online è quello che fattura di più. Quindi, tranquilloni che appena esce farà il delirio anche perché, parlando di quello che è successo, cioè, Sherei era fatto un tweet, quel tweet è stato ripreso da tutte le testate mondiali immediatamente, ok? È stata. La news più letta di tutti i siti, per quella giornata, è diventato immediatamente primo post trending su Twitter mondiale solo per un tweet del cazzo. Un milione e mezzo di like sul tweet di Hauser che diceva sia sì, a dicembre c'è il trailer. Regà, Capite? Cosa c'è di hype dietro GTA 6? Indipendentemente dalle aspettative che possiate avere voi, quello è un altro di quei marchi che vende a prescindere a tutti perché si chiama Grand Theft Auto. E poi probabilmente sarà un titolo enorme con una qualità tecnica fuori di testa perché Rock sarà delle risorse gigantesche. Ci ha speso i miliardi, è dieci anni che lo sviluppa sarà una roba sicuramente apocalittica quanto bella non lo so però sicuramente apocalittica ma ragazzi cioè è delirante la potenza mediatica che ha Grand Theft Auto eh? e il potenziale di vendite che ha se Take-Two non fa stronzate e Rockstar non tira fuori una roba che è una merda e lo ritengo molto difficile quel gioco vende l'impossibile anche perché sta su tutte le piattaforme eh Sta su tutte le piattaforme. Esattamente. Ricordatevi che quando esce GTA è il cosiddetto buco nero. Quando esce il gioco di Rockstar, gli altri spostano i giochi. Nel mese in cui esce Grand Theft Auto, salvo che non esca roba che è di generi completamente all'opposto per, per un pubblico che ha piattaforme completamente diverse, non esce nessuno. La gente si scansano. C'è gente che aveva spostato la roba per Red Dead Redemption 2 e poi hanno spostato Red Dead Redemption. GTA 5 c'era stata la moria, c'è la gente che aveva detto Oddio esce GTA 5, andiamocene, scappati, tutti spostati di due o tre mesi. È un delirio, eh, quando esce il gioco grosso di Rockstar sul mercato. Perché il grosso dei giocatori compra quello come gioco del mese. Ricordatevi che il grosso dei videogiocatori non compra tanti giochi all'anno, li sceglie con lanternino. E se esce un gioco di Rockstar, compra quello! Se che se esce Grand Theft Auto. Il tizio che compra tre giochi all'anno o due giochi all'anno. Uno di quei due è GTA 99,9%, eh. Capisci che ti mangi una grossa fetta del mercato casual, eh? Che è bello numeroso. È follia, eh. No, no, ragazzi, quanto lo aspetti tu GTA? Eh, poco, really, in realtà. Eh, a me è piaciuto moltissimo Red Dead Redemption 2, trovo che sia un capolavoro per quello che ha osato fare, quello che ha rischiato di fare e come si è approcciato alla narrativa negli open world. Eh, non è un gioco... è un gioco con dei difetti ludici, ma ci passi sopra perché è talmente figo in tutto il resto che ci passi sopra. Eh, sacrifica dei pezzi, ma lo fa consapevolmente ed è giusto così. Uh, io non credo che GTA 6 possa fare una roba del genere. Io credo che GTA 6 sarà un gioco prevalentemente fedele alla sua formula. Per quanto magari è evoluto, sono curioso di vedere fino a che punto possono arrivare con quella formula fino a che punto possono evolverla. Ma eh, le mie aspettative sono di un titolo tecnicamente mostruoso, magari con delle cose incredibili che solo Roxar può fare, ma strutturalmente molto simile a se stesso: ovvero il big fucking open world molto narrativo con un sacco di secondarie fighe e un botto di quest. Di quest Uh, si spera con una bella esplorabilità, un sacco di quest secondarie cazzute, un sacco di, di evoluzioni tecnologiche e un sacco di elementi sandbox che ti fanno divertire anche se lo giochi a cazzo di cane, magari anche attività secondarie e quant'altro, molto ambizioso, molto spettacolare, ma il fulcro è quello, gira e fai bordello, gira e fai questline, quindi non una roba nuova, evoluta o con chissà quale ricercatezza in quello o quell'altro aspetto. Magari mi sbaglio, eh, da quello che ho capito è cambiata molto la direzione dopo Red Dead Redemption 2, è cambiata molto la visione interna del team, eh, potrebbe essere qualcosa di completamente diverso da quello che normalmente ci aspettiamo, potrebbe essere una cosa anche molto figa, ovviamente lo giocherò perché i GTA li giochi tutti per completezza, sono dei giochi troppo importanti a livello di mercato, troppo iconici per non essere giocati. Vedremo, ragazzi, vedremo. Uh, mi chiedo come sarà esattamente ora che è andata via molta della vecchia guardia di... Uh, di, di, di tutto il resto, ma appunto vedremo. Eh, sono, sono molto curioso anch'io di vedere cos'è un GTA senza uno dei due Hauser e senza Benzies, se sarà meglio o peggio, quindi bisogna capire cosa succede. Sarà un gioco gigantesco che vi prenderà probabilmente 12.000 GB di installazione, ma insomma vediamo. Uh, c ha, c ha, c ha, c ha, e lei Noir è morto Ale perché il team che l'ha sviluppato è stato letteralmente consumato dall'interno e praticamente li hanno ammazzati di crunch è, è stata una delle produzioni più tormentate della storia dei videogiochi e in più non ha venduto poi così tanto perché era un gioco investigativo tecnologicamente avanzatissimo per l'epoca ma eh, comunque molto di nicchia pertanto eh, Team Bondi esattamente l'hanno proprio ammazzato quindi difficilmente ne vedremo un altro Ehm. Uh, sì, parlavamo sopra della questione dei live service li, eh, di, di Sony che sono stati rimandati e eh, ve l'ho già detto ragazzi che la strategia dei live service è una strategia estremamente rischiosa perché è un mercato saturo, è un mercato rischioso, ed è un mercato costoso Sony pare stia facendo dietro front e, eh, però il fatto è che ormai è già avviata e questa roba qua richiederà 5-6 anni per essere recuperata per via di questa cosa eh, è possibile che Sony abbia dei buchi importanti a livello di first party ma non è detto perché Sony comunque i soldi ce li ha eh, sta avendo delle perdite serie in tutto, in tutto quello che è il reparto hardware, a livello di guadagni non è andata così bene come in altri anni perché le spese sono state maggiori nonostante i guadagni record quindi ora hanno un ceo di transizione per un anno, inevitabilmente a livello strategico anche se il cambiamento po po potrebbe essere fatto in 4.4.8 eh, avranno dei buchi a livello di produzione interna, è inevitabile questa cosa eh, l'unica roba è che però hanno in produzione anche altre cose da vari anni che se utilizzate strategicamente potrebbero anche coprire i buchi eh, L'altra cosa è che possono fare i contratti, cioè, se hai i buchi con i tuoi first party, puoi sempre prendere i first party dagli altri. Si vocifera che abbiano un gioco di from esclusivo in produzione. Si vocifera che abbiano altri titoli in esclusiva con altri produttori. Quindi non è così scontato che Sony per tipo tre anni non abbia un cazzo. Anzi, è plausibile che eh, proprio per rafforzarsi facciano degli investimenti per coprire questi buchi, soprattutto a livello visto che a livello di comunicazione stanno avendo eh, dei problemi. Eh, ciò detto, bisognerà vedere perché queste non sono cose che si possono dare alla speculazione adesso. Che la strategia di Sony sia stata una merda è chiaro. Gimone ha fatto ciò ciò con la manina e bisogna, eh, ed è ovvio che la strategia dei live service è stata veramente una puttanata. Perché è una puttanata proprio concettualmente, ok? Però, prima, però tutto, tutto questo fa nascere speculazione e dire Sony ci avrà buchi per 5 anni è tutta speculazione. Perché ora come ora nessuno sa quali siano i loro piani futuri, nessuno sa cosa abbiano effettivamente in produzione a che punto sia, nessuno sa quanti buchi avranno effettivamente. Quindi aspettiamo questi 4-5 anni, vediamo come si muove Sony nei prossimi anni. Quest'anno ci hanno avuto fondamentalmente solo Spider-Man di first party, l'anno prossimo vediamo cosa avranno, e l'anno dopo ancora. Se nei prossimi 3-4 anni fanno merda, vuol dire che effettivamente la loro strategia è stata assolutamente sciocca come è plausibile che sia stata, se invece si gestiscono furbescamente e tappano i buchi con qualche third party che poi in realtà diventa esclusivo o altro, probabilmente erano tutte cose campate per aria, come sono buona parte delle, delle, de, de, delle cose. Sì, quando persino Greg Miller, che è uno dei più straordinari succhiacazzo di PlayStation, dice che Sony ha sbagliato strategia, vuol dire che qualcosa lì è andato veramente storto, eh? Diciamo che Gimone non è stato propriamente il più grande luminare delle strategie, de, de, degli strateghi a livello, di, a livello di Sony, nonostante abbia fatto delle acquisizioni alcune, alcune molto intelligenti, altre insomma vedremo. Ma vedremo ragazzi, bisogna capire, eh, tre devono passare gli anni, qua si sta speculando tanto, ma bisogna capire i piani e per il 2024 i piani di Sony sono completamente ignoti. Questo può essere anche preoccupante perché non stanno neanche muovendo l'hype, ma al contempo adesso hanno Spider-Man non ha senso smuovere l'hype su altre produzioni quando hai la tua principale produzione in uscita ora. Di certo se in periodo natalizio da Sony non abbiamo ancora visto niente per il 2024, lì è il caso di preoccuparsi cioè se nel novembre-dicembre da soli non vediamo un cazzo lì c'è da aver paura perché è plausibile che non abbiano un cazzo grazie a Locke Rules per iscrizione. perché comunque qualcosa a livello di comunicazione si deve muovere in predo natalizio per il 2024 eh? per, forza, per forza massimo gennaio se non casino della madonna quindi vediamo ai Game Awards vedremo Robassoni sicuro. Ai uh, Game Awards, come so ci sono un sacco di, di fottutissime aspettative, ragazzi. E me ne rendo perfettamente conto, perché comunque è l'ultimo grosso show dell'anno, è quello con gli ultimi annuncioni. Vediamo, vediamo un pochettino che cosa cazzo faranno. Uh, sono curioso di vedere quali uscite hanno. Uh, DS2 che esca l'anno prossimo, non lo so. Potrebbe, ma mi sembra un po' presto. Uh, Final Fantasy è ovviamente un gioco importante ma non è un first party uh, è un third party esclusivo di Square è sicuramente un gioco che ha una notevole importanza sul mercato ma appunto è come dicevo un tappabuchi non di una loro azienda first party uh, bisogna capire cosa hanno i loro sviluppatori cosa sta facendo Naughty Dog, cosa stanno facendo quelli di Ghost of Tsushima vabbè non si sa cosa stanno facendo quelli di Ghost of Tsushima quelli di Ghost of Tsushima stanno facendo Ghost of Tsushima 2 e secondo me ci vorrà del tempo prima che esca 2025-2026 uh, però vedremo poi, i eh, Blue Point, cosa stanno facendo? Che remake stanno facendo? Che gioco stanno facendo? Eccetera, eccetera. Che ne pensi di Steam Deck OLED, random guy? Non l'ho seguito molto, ho solo visto che l'hanno annunciato e un po' di gente stava sfasando perché dicevano, ma cazzo, eh, l'ho comprata e hanno annunciato la OLED. Mm, però, ragazzi, immaginavo che Steam Deck sarebbe uscite delle altre versioni. Tra l'altro, mica hanno detto anche, hanno confermato che tipo per l'anno prossimo, tra un anno e mezzo. Uh, hanno l'intenzione di far uscire una versione potenziata della Steam Deck una roba del genere. Ho sbagliato a leggere tra 2-3 anni, eh, una nuova, una nuova Steam Deck tra 2-3 anni, ecco. Quindi, un po' di gente probabilmente aspetterà. ma Vedremo. Grazie, grazie Guardinian per l'iscrizione. Molto amore. Uh, il remake di Star Ocean 2, a quanto pare, è bellissimo. È fatto davvero bene. E pare che d'altronde, Star Ocean 2 era un giocone e il suo rifacimento pare sia a sua volta un giocone. La divisione Warner Brothers è ancora in vendita anche dopo Hogwarts Legacy, non lo so, Ghost Evil, non credo che sia in vendita, ma le dichiarazioni della volontà di spostarsi anche loro sui giochi online mi preoccupano enormemente. Cioè ho molta paura dei movimenti di Warner Bros., eh, vorrei capire un attimino che cacchio stanno combinando e diciamo che il CEO di Warner in generale non è esattamente un personaggio positivissimo, sta facendo dei tagli allucinanti su un sacco di progetti promettenti e eh, chissà cosa potrebbe combinare sui cazzo di videogiochi. Certo è che dopo i guadagni che hanno fatto con Hogwarts Legacy, eh, bloccare progetti del genere sarebbe davvero sciocco. Sui side Squad, raga, secondo me finisce malissimo, ma proprio malissimo. Quello che si è visto è davvero desolante. Il resto, boh, si capirà. Sì, esatto, Serena, c'è anche, anche Monolith che sta facendo il gioco di Wonder Woman e anche quello, secondo me, rischia di essere un floppone della Madonna, salvo che non sia un gioco molto superiore alle aspettative, eh. Anche lì, ragazzi, potremmo avere a breve delle testimonianze... Dirette di quello che è stata una strategia poco oculata da parte dei, del manageriale. E sì, sui side squad si è proprio suicidato. Terribile, quello che si è visto sui side squad è veramente terribile. Ma lì è stata proprio una roba allucinante. Si sapeva che aveva avuto dei problemi di sviluppo. Si sperava fosse stato recuperato. Il trailer ha chiaramente dimostrato che non era stato recuperato. E dopo quel trailer il, black, il backlash negativo è stato terrificante. E i fondatori di, di Rockstadia hanno fatto ciao con la manina. Ciao, ciao. Che non è proprio. Non è stata, lì non è stato chiaramente. È tanto che facciamo videogiochi e ci siamo stancati. Lì è stato chiaramente. Abbandoniamo la nave prima dell'iceberg. Dell oh, un iceberg. Ciao, ragazzi, è stato un piacere. Voi tirate dritti, eh, sereni. E andiamo via. Lì è stato proprio. Abbandoniamo la nave. Ma proprio chiaro come il sole. Ma non preoccupatevi, perché sta per nascere il team di videogiochi più figo della storia. Perché Snoop Dogg e suo figlio hanno lanciato Death Row Games. Snoop Dogg si è messo a fare i videogiochi, ragazzi. Ora, finalmente. Finalmente siamo. Siamo a cavallo. Death Row Games, nuovo team di sviluppo. Dove per fare un gioco probabilmente ci metteranno 7 anni solo per i cannoni che gli passerà Snoopone. <ride> la, 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 vedo. la vedo grigina. La vedo un po' come quella solita operazione dove il rapper medio appassionato di videogiochi sottovaluta la difficoltà nel fa del, che, che, de, del fare i videogiochi. E esplode tutto molto, molto velocemente. Ma magari no, magari in realtà è un team talmente rilassato che le cose gli escono benissimo. Fa un gioco ogni sette anni, ma lo fa benissimo. Che ne sapete, potrebbe anche fare della roba buona. Boh, siamo ottimisti, ragazzi. Siamo ottimisti, ma dicevamo eh, a parte quello, eh, ragazzuoli, c'è stata anche la questione delle, degli N7 days, e la. I giorni di Mass Effect, dove, sono, dove è uscito il teaser di Mass Effect, del nuovo Mass Effect, che è stato un teaser di 6 secondi, che non ha fatto vedere una minchia, a parte un tizio con una sorta di cappotto della N7, bello esteticamente, figo e basta, è finito lì. Il teaser è, si è concluso lì. E poi nient'altro, non si è saputo più niente finché non è arrivato Jeff Grubb. Che prendete tutto quello che dice Jeff Grubb con una manciata di sale, perché si fa il leaker, un altro che ha le fonti, ma ci azzecca tipo il 30% delle volte. Ha detto è previsto per il 2029. Ora siamo nel 2023, fine 2023, ma se veramente Mass Effect è previsto per il 2029, ma cosa cazzo fai il teaser a fare, che ancora non si è visto la minchia di Dragon Age. Cioè, c'è già la gente che ha dei dubbi pre prevedibili ed enormi su Dragon Age uh, Dreadwolf E io sono uno dei primi ad avere dei dubbi. Come vi ho detto, ragazzi. Per la Bioware attuale, se già Dreadwolf esce ed è anche solo buono, è già positivo. Perché io non mi aspetto un capolavoro dall'attuale Bioware. La vedo veramente difficile il capolavoro dall'attuale Bioware. Però vedremo. Mi aspetto l'Action GDR decente, magari scritto bene. Speriamo, perché dopo Andromeda non sono neanche sicuro che ci abbiano più gli scrittori bravi. Ma se Dragon Age esce, è scritto decentemente, sfrutta bene il suo universo. Ma. E il solito Action GDR molto semplificato, molto spettacolarizzato, con poco GDR e molto blockbusterone, già è una vittoria. Perché comunque io mi aspetto un gioco di quel tipo lì ma fatto male. Se invece è un gioco di quel tipo lì ma fatto benino, per me è già una grande vittoria. Vuol dire che BioWare comunque è sulla buona strada per fare almeno delle produzioni di valore, ok? Commerciali, ma di valore. Quando avevo visto il prototipo della, eh, dei rami di abilità, già l'avevo dato per spacciato io. Dreadwolf. Perché sembrava una roba. Cioè, faceva sembrare GDR Inquisition. Letteralmente, quello che si vedeva faceva sembrare GDR Inquisition. Era una roba talmente banale e basilare a livello. Ma proprio una roba tipo quattro rami di merda con le abilità attive. Chiuso. Guerriero! Scegli tra queste 6 skill o tra queste 6 skill. Quella cosa qua. Quindi io spero che le cose siano state rimaneggiate negli anni per andare un po' oltre questa visione. No, ma ragazzi, che non sarà un GDR da... Sarà un gioco che vuole fare The Witcher, non sarà un gioco che vuole fare Baldur's Gate, non sarà neanche un gioco che vuole fare Origins. Cioè, che questa cosa vi sia cristallina dalla BioWare attuale, non aspettatevi un GDR, aspettatevi un titolo che scimmiotta i giochi di CD Projekt o qualcosa che vuole fare l'Action GDR. Se no, è è impossibile. La via di mezzo molto più tarata verso la spettacolarità e le grosse vendite che sul GDR. Drake, vorrei un minimo di complessità, ma pure io. Ma poi soprattutto dopo Baldur's Gate 3, mi piacerebbe che si tendesse verso quella visione lì, più che verso quella visione là. Però capite che vende molto, più molto di più quella visione là. Nonostante Baldur's Gate 3 sia un capolavoro della Madonna, abbia venduto miliardi di Dio, però giochi come Baldur's Gate 3 sono pochi. <ride> Ma Xe no, Xenomas Dragon Age 2 era peggiore di tutti, eh. Ragazzi, Dragon Age 2 non ve lo ricordate. Dragon Age 2 aveva degli spunti interessanti a livello di background narrativo, ma ragazzi, Dragon Age 2 fu il gioco che... Fu il primo gioco a dimostrare che a Bioware, quando le cose andavano male, andavano malissimo, eh. Perché io non so se ve lo ricordate, però, eh, Dragon Age 2. Ma Dragon Age 2... C'aveva le, le mappe ripetute a raffica, rifacevi le stesse mappe 7-8 volte, riciclate. C'aveva le quest line che erano la peggio merda. C'avevano degli encounter che erano veramente delle masse di nemici del cazzo buttate lì solo per, per essere buttate lì. Esatto, c'erano i dungeon che venivano riflessi perché non avevano avuto il tempo di fare le mappe nuove. Una roba tragica. Tragica. Fu il primo gioco veramente lasciato di Bioware, Dragon Age 2. Quindi non chiedete Dragon Age 2 perché è stato l'inizio della fine. Dragon Age 2 è stata la dimostrazione che Bioware poteva cadere di faccia. Eh, avanaghiamo. Eh, Io ho dei brutti ricordi con Spazio Games a causa di, que di quel gioco. Eh, il brutto ricordo è che semplicemente non ho potuto dargli il voto che volevo. Perché eh, sulla recensione principale, che era stata fatta sul sito, aveva preso 8,5. Io non ero il caporedattore in quel periodo, ero soltanto un redattore collaboratore del cazzo, quindi non avevo potere. E pertanto eh, io avevo fatto una recensione in cui elencavo tutti i difetti del gioco e si vedeva che il gioco era pieno di difetti. Ma avevo chiesto se potevo dargli di meno, e mi è stato detto: no, il voto è 8,5, deve rimanere 8,5 perché non sei tu ad aver fatto la recensione. Perché avevo fatto solo la versione PC. E quindi c'era la mia recensione con un 8,5 fuori, ma un testo che chiaramente non era quello. È ovvio. L'ho già fatta la pregenzione, Rock Enzo, di... No, di Dragon Age 2 non credo di averla fatta, sapete? Eh, One Wanna però lì è la linea editoriale del sito, cioè uh, se la review principale è quella... E poi la, la fai fare al collaboratore la, quella del port. Ti aspetteresti che il collaboratore faccia soltanto quella tecnica e dia lo stesso voto. Io ero un collaboratore un po' particolare e quindi me ne sono battuto il cazzo e ho fatto la recensione completa. Eh... <ride> Però era perché ero particolare io. Eh, capite? Quindi. Cioè, Non mi era stato dato il permesso di fare la recensione completa. L'avevo fatta lo stesso. Però poi il voto doveva rimanere? Quello. Poi quando ho fatto il caporedattore io eh, ho fatto quel cazzo che ho voluto, giustamente. Uh, che strano che fai di... Esattamente, Pace. Strano che ho fatto come cazzo ho voluto. Capita così di rado. Uh... Eh, già. <ride> Cosa succede? Succede. Gli avresti dato 7, tipo per le, per le medie dell'epoca. Gli avrei dato probabilmente un 7 secco per le medie dell'epoca, erano veramente sparate. E era comunque troppo per quel gioco, eh. Per le mie medie, sarebbe molto sotto il 7, ragazzi. Ovvio. Tanto sotto il 7. Era una roba, tipo quello. Re... Resident era una roba, tipo così. E... Cioè. Non era propriamente così, era... Sì, certi elementi funzionano comunque, sono fatti molto bene, eh, però questa roba qua non funziona. Ripetizione delle mappe, problemi molto gravi, cose, cose, qua è il casino della madonna. E, insomma... <ride> eh, eh, sì, ci siamo capiti. Mettiamola così. E vabbè. Infatti, no, oggi sono, sono altissime i dati, ma vi assicuro che sono, sono calate molto... Sono calate molto le medie rispetto al passato. C'è stato un periodo in cui erano veramente tarate a dei livelli allucinanti, ragazzi. Prendevano dei 9, e mezzo dei giochi che erano malapena da 6. Ma veramente, eh? Uh, C'è stato un periodo di critica videoludica dove le medie erano salite mostruosamente. Paradossalmente, le avevamo fatte calare noi con Spazio Games quando siamo arrivati io e Tommaso. Uh, io e Tommaso avevamo fatto il reset. Avevamo anche fatto le live per spiegarlo al pubblico. Avevamo detto, ragazzi, questa cosa qua non può continuare. Cioè le medie sono salite troppo. Uh, si danno 9 a caso. Avevamo letteralmente fatto, fatto una live in cui avevano detto: Si danno i 9 a caso, non possiamo continuare così. Abbassiamo le medie. Ci vuole un reset. Ci vuole che col cambio generazionale ci sia una ripartenza e le valutazioni si abbassano. Infatti all'inizio davamo delle valutazioni in generale molto più basse della media. Poi gli altri siti si sono dovuti adattare. Uh, però c'è stato bisogno di questa cosa qua. Adesso le medie sono più basse rispetto al passato. Eh? Sono più basse rispetto, rispetto al passato. Assolutamente sì. Perché ai tempi, esatto, un 8,5 veniva visto quasi come un gioco di merda. E invece bisognava far tornare un 8,5, comunque una valutazione data a un gioco di, alta, di altissima qualità. Ancora oggi c'è gente che vede l'8,5 come un voto di merda. Ragazzi, se io do un 8,5 a un gioco, vuol dire che per me è un gioco della Madonna. Oh, io ho dato 8,5 a Armored Corsair eh. Per me è uno dei migliori giochi di quest'anno. Ed è un gioco bellissimo, però io ho dato 8 e mezzo. Ma perché un 8 e mezzo non può venire visto come un, gioco, come un voto basso. Cioè, ma anche l'8, esatto. Ma pure un 7 non è, è merda. Un 7 è, è un gioco valido. Gli ho dato 7 a Robocop. Robocop per me è uno spin-off fatto bene, con dei problemi molto marcati, ma fatto bene. Però c'è la gente che lo vede come se fosse una bocciatura. Ma quello è perché, purtroppo, come vi ho spiegato milioni di volte, ci sono dei problemi di condizionamento. È vero, Vash, però è quello è stato il periodo peggiore proprio per quello. Cioè, qual è quella la cosa folle? Tra il 2012 e il 2016 la, il valore reale dei videogiochi si era abbassato tanto, perché l'industria era andata incontro a una discreta palude creativa, che, al di fuori di, un, di alcuni exploit di, di altissima qualità, era veramente crollata qualitativamente. Eppure le medie erano tutte del 9. Ed, ed è un problema! Perché quando giochi del genere prendono in media 9, poi la gente. Vede un 8 un gioco molto meglio e dice: Oh! C'è un problema. Eh sì, Danny Fighter nel 2016 aveva vinto il Goti Overwatch, vi fa capire molte cose. Hai visto gli aggiornamenti su Bloodlines 2? Beh, ma Bassista l'hanno cambiato tutto. Bloodlines 2. Il problema è che bisogna capire se quello è un team che ha le capacità tecniche per portarlo avanti. Un gioco come Bloodlines, perché la mia paura. È che uh, The Chinese Room non sia in grado di fare un titolo della complessità di Bloodlines per quello che fanno di solito. Non era in grado neanche il team prima, eh. Infatti, gliel'hanno tolto. Però non so se l'hanno dato al team giusto, eh. Sentinel, Konami ha fondato Sentinel Production, Team nuovo studio interno. Sì, ma il prezzemolo ve l'ho detto varie volte che Konami tolta ovviamente quella porcata incredibile di Ascension. Che fa molto con AMI vecchia, però si sapeva che sarebbe stata una merdata, ragazzi. Sta riaprendo team di sviluppo, si sta muovendo nuovamente con dei grossi investimenti per continuare a fare videogiochi. E questa è una cosa positiva, perché in realtà pare che i team che stanno aprendo siano grossi e con tanti professionisti anche ben pagati. E Essendo tutti freschi e nuovi, c'è l'elevata probabilità che prendano anche dei team molto forti in Giappone per fare videogames. Solo che gli ci vogliono degli anni per fare quella roba lì. Esatto, è una sorta di rinascita dreck alla Capcom, ma ci vuole molto. Perché questa cosa si muova e abbia degli sviluppi effettivi. Quindi io ci voglio credere che Konami possa ricominciare a fare dei progetti validi. E voglio anche credere che i salentil che ha dato in giro vengano bene. Il remake del 2, boh, vedremo come finirà. Uh, l'air, uh, R, vedremo. Però ci vorrà molto tempo perché la roba esca. E eh, anche tra sei anni, è vero, giusto, Aiden, Perché obiettivamente il team di Konami l'hanno aperto tipo quest'anno. Eh, quindi non lo so da una parte sono contento che almeno si stiano muovendo dall'altra vediamo eh ma Fons. chi è veramente Konami Konami è cambiata quando è cambiato il CEO eh? il vecchio Yakuza è andato via adesso c'è quello che sta diet stava dietro la Tokyo Game Show quindi c'è da aspettarsi delle cose migliori poi oh è comunque un'azienda con un sacco di problematiche e idiosincrasie eh, quindi parliamoci chiaro non è così scontato che facciano le cose buone hai visto lx Armored con Red? Credi che sia la volta buona che Ubisoft faccia un gioco buono stealth? No, Rihannon. Io che. Eh, allora, vi dico subito quali saranno gli unici due giochi buoni che Ubisoft farà nei prossimi anni. Ok. Uno è il Pris of Persia 2D. Uno è il Priso of Persia 2D, che è il team di Rayman Legends. L'altro è il prossimo gioco che fa Ubisoft Milano. Fine! Fine! Questi sono i due giochi belli che farà Ubisoft nei prossimi dieci anni. Non ce ne saranno altri. Ci scommetto, mo. Eh. Magari sbaglio. Ho detto Armored Core Red. Sono un coglione. Uh, Assassin's Creed Red. Scusatemi. Assassin's Creed Red. Sfasato malissimo. Gli piacerebbe fare Armored Core a Ubisoft. <ride> Porca puttana. Uh, Assassin's Creed Red, ragazzi. È la vecchiaia. Star Wars è già spacciato. Star Wars è una quantità nota, ragazzi. Cioè. Di giochi belli faranno quei due lì. Quello che farà Ubisoft Milano in futuro. E il, il Prince of Persia 2D. Fine. Non ce ne saranno altri. Assassin's Creed Red che peraltro avrà Yasuke che ho visto anche le news per fare casino oh mio dio c'è il samurai nero ragazzi Yasuke è un personaggio storico realmente esistito ed era anche interessante come storia effettivamente, cioè non è una scelta non è la scelta da Social Justice Warriors in questo caso, è una scelta anche puramente sensata perché Yasuke è un personaggio storico con del potenziale effettivo che peraltro potrebbe essere utilizzato in modo molto figo per quanto riguarda eh, gli assassini e la narrativa di Assassin's Creed tralasciando il fatto che la narrativa di Assassin's Creed è completamente sbaccata, però Yasuke come personaggio ha del potenziale. Eh lo so, Lady Cassatina, lo so. Il problema è sempre quello. Scritta da Ubisoft, la trama, quindi sarà una merda comunque. Però come personaggio ha del potenziale. Sono curioso di vedere se fanno qualcosa di nuovo? Sì. Lo faranno? No, <ride> non lo faranno. Secondo te Metal Gear Solid 4 riceverà un aggiustamento Di controlli sempre se uscirà nel volume 2? Assolutamente no, Giuste. Se fanno un'operazione come hanno fatto quella del volume 1, le modifiche fatte ai Metal Gear saranno irrisorie, praticamente inesistenti. Non saranno neanche del remaster, saranno dei port diretti upscalati, come lo sono nell'attuale collection. Quindi non mi aspetto alcun cambiamento per Metal Gear 4, ragazzi. Io ho più aspettative per Ronin? Assolutamente sì, anch'io il Quiri. Se devo dire che ho, se, se ho delle aspettative per un open world, le ho per Rise of the Ronin. Uh, perché c'è dietro il Team Ninja e l'idea di un open world figo, oddio, figo a livello narrativo, col Team Ninja dietro è difficile. Però un, uh, in quell'ambientazione lì, con un gameplay fatto dal Team Ninja, potrebbe essere una figata. Potrebbe venire anche una, una porcata, eh, perché loro non sono abituati a fare quei giochi con quelle ambizioni. Potrebbe pure venire una porcata, ma vedremo. Mi ha fatto venire sete anche a me. Ragazzi, io purtroppo ho, ultimamente ho la gola sempre secca, è la vecchiaia probabilmente, e se parlo per un'ora non stop ho mal di gola. E se non bevo è un casino, se non bevo mi fa male la gola, ho veramente, veramente difficoltà. Potrei eh, magari arginare, magari le prossime live me le faccio con un amaro, con un tè corretto grappa, <ride> caffè corretto grappa, un thermos di, di, di caffè caldo corretto grappa per, per disinfettare qualcosa. Però, se non bevo costantemente, mi si secca la gola. E poi, ovviamente, dopo un'ora che parlo, inizio ad avere male. Ed è un problema. Come vedi, le dichiarazioni. Che secondo, te, che secondo cui Nintendo e reparti hardware e software cooperano insieme. Positive, che è tot. Perché se ci sono contatti e comunicazioni da una parte all'altra. È tanta roba. Diabete, deja, Che commento è? Ho mal di gola o il diabete? <ride> Ma secondo te? <ride> ah, ogni tanto in chat, veramente mi prenderei a... a manate. Dio bono. Ah. Ho un po' di mal di gola se parlo a lungo costantemente senza mai fermarmi. Malattia venerea di qualche tipo? Eh? Stai per morire? Il lupus. Dio bono, raga. Dai. Ah! il piedino tremolante <ride> no de ovviamente la sete in realtà è proprio quello la sete deriva dal fatto che bevo tantissimo eh, per gli esercizi eh, io sono abituato a bere costantemente un po' di sorsi di acqua eh, tutta la giornata mentre faccio esercizio mentre sto al computer bevo tantissimo io ragazzi è una cosa che aiuta tra l'altro anche molto la di stimola la diuresi e... Ti mantiene idratato, ti mantiene fresco e in forma e dimagrisci più velocemente. Tra l'altro, no, io mi sono proprio abituato a bere tantissimo durante la giornata, ragazzi. Bevo veramente un botto, infatti, consumo casse intere di acqua. Uh... È vero, neanche in otto stagioni di Dottor House. È mai stato lupus. Aspettative sul live action di, di Zelda? Mi aspetto la peggio merda. E chi della felice visto chi c'è dietro. Perché, da una parte, Nintendo ha grosso controllo sulle sue proprietà intellettuali e l'ultima roba che ha fatto non gli è uscita male. Però, mamma mia, lo scrittore, ragazzi, che c'è dietro? Il producer, che c'è dietro? La vedo molto. Ma non c'è Tom Holland che fa Link, dai, per carità di Dio. Buttatelo in un cestino, Tom Holland, per favore. Sì, esatto, quello di Venom è Uncharted, quindi io mi aspetto la peggio merda. E lo sceneggiatore è quello di Jurassic World. E... Non... Ma poi live action. Ma col link. Non lo so. Non... non la vedo bene. No, ma ragazzi, ma farà comunque soldi. Perché la gente andrà comunque a vedere. Però. E anche quello di Detective Pikachu Davide, però non è che Detective Pikachu abbia Statramona, eh. Il resto della roba che ha fatto... Non lo so... Non la vivo bene, non la vivo bene per niente, ve lo dico con grandissima sincerità. Comunque... Allora, ragazzi, figli miei, figlie mie, famiglia, family, popolo, pueblo, Sbarbarbary. <ride> Sbarbarbary. Io vi abbandono, vi abbandono perché vado a bermi una birretta con gli amici, giustamente. Vi si vuole come sempre un sacco bene e grazie a tutti come sempre per le iscrizioni, i follow, la chattanza e tutto quanto. Nei prossimi giorni continuerò a lavorare a sto fottutissimo video di Baldur's Gate 3, sperando di finirlo e se vedo che si allunga troppo probabilmente lo divido in due parti. Qualcosa uscirà prima della fine del mese, spero. Uh, quindi vi si vuole un sacco bene. Ah, vi confermo già adesso, sadanza purtroppo che i The Game Awards non li potrò commentare sul mio canale. Devo andare a Roma con Multiplayer, quindi li commento là, quindi seguitemi là. Sarà comunque un commento divertente. Perché tanto ce sono io, quindi tranquilli, che il merdaio viene limitato. Fino a un certo punto, perché Pianesani e Pierpaolo li si può limitare solo fino a un certo punto. Però... <ride> Però cercherò di limitare il merdaio il più possibile, di fare commento sensato il più possibile. Però, intanto vi avviso. Un bacione a tutti, e alla prossima! Ciao!